Corre il Trestina, che in attesa dell'inizio del campionato di Serie D si prepara all'incipit ufficiale della stagione 2023-2024. Domenica 27 agosto, difatti alle ore 16 al Casini, sarà derby di Coppa con il Sansepolcro, un appuntamento dove sarà subito importante fornire segnali per un positivo start stagionale, dopo un precampionato di ottimi auspici, come sottolinea il presidente Leonardo Bambini. Derby di Coppa con il Vialtotevere, Sansepolcro. Sì, no, anche loro penso che stiano lavorando a costruire una buona squadra. Dopo 4 anni mi pare che mancavano da una categoria che gli apparteneva, no? Dopo tantissimi anni. Però diciamo che ecco, ora vedremo, vedremo, no? Diciamo che siamo convinti che possiamo dire la nostra con diverse altre formazioni. Si vede l'atteggiamento, si vede il mix che il nostro direttore sportivo Codrini ha fatto con quelli che hanno scelto di rimanere per riscattare un'annata, diciamo così così. I nuovi che sono arrivati, che hanno veramente, sono alcuni giovani veramente di prospettive importanti. Scendendo in eccellenza, positivi riscontri estivi anche per il Città di Castello, con la società Tifernate che dopo la retrocessione dello scorso maggio ha allestito un organico di assoluto valore per la categoria. Sabato 26 alle 16:30 parte la Coppa con il derby a domicilio dell'Ama per una squadra che ha inserito nel motore giovani interessanti ma anche elementi di grande esperienza, tra cui spicca il metronomo di centrocampo Marco Croce. A detta di molti è uno dei campionati più difficili degli ultimi anni. Per questo dico che noi dobbiamo pensare solo a lavorare senza fare troppi proclami. Abbiamo una squadra abbastanza giovane, nonostante ci sono due o tre vecchietti come me, Riccardo, Maurizio, però ci stiamo preparando bene, quindi sono fiducioso. Vogliamo divertirci in campo, far divertire i nostri tifosi che spero ci verranno a vedere, quindi speriamo bene.